Siamo col sindaco di Montoro, provincia di Avellino, Italia, l'avvocato Girolamo Giaquinto. Oggi 21 marzo, ricordiamo tutte le vittime della mafia, ma è anche dedicata oggi al patrimonio culturale. Ci siamo fermati prima del santuario davanti al Castello Longobardo. Iniziamo con la parte culturale. Ci sono prospettive per questo castello? Allora, innanzitutto veramente una giornata importante che sottolinea sempre la voglia di una popolazione, di una comunità, di non dimenticare coloro che sono state vittime di uno dei grandi problemi italiani, europei, insomma, della delinquenza organizzata. Quindi una giornata importante dove sicuramente la cultura è uno degli elementi su cui bisogna puntare per recuperare un senso di allontanamento determinati stili di vita, determinate inclinazioni. Ecco, c'è una differenza tra la mafia di ieri e quella di oggi. Sicuramente non è, noi guardate, questo è uno degli argomenti veramente. Oggi la mafia non è quella organizzazione, oppure le organizzazioni criminali in generale non hanno più quella connotazione di visibilità, anzi di voglia di voler ostentare una presenza molte volte, diciamo anche di predominio territoriale. Oggi la mafia, e le organizzazioni, la delinquenza organizzata si connota in tutti altri modi, è più strisciante, è meno evidente, ma sicuramente l'attività latente a cui, diciamo, continuamente non retrocedono, sicuramente diventa ancora più pericolosa, perché molte volte la possiamo riscontrare dove meno tu pensi Ecco, che possa l'esperienza da primo annidiarsi. cittadino, quindi da istituzioni, la forza di infiltrazione della mafia nelle istituzioni è sempre presente? Ma guarda, io penso pure che questo fenomeno obiettivamente, io credo nella forza delle istituzioni, soprattutto nella forza democratica di quello che rappresenta un'istituzione. La penetrazione di fenomeni come quelli delinquenziali all'interno delle istituzioni è un fenomeno obiettivamente possibile, un fenomeno che bisogna, a cui non bisogna mai, verso il quale non bisogna mai abbassare la guardia, ma io credo ancora in più nella forza delle istituzioni, nella forza della democrazia, e penso che ognuno di noi riesce a produrre anticorpi rispetto a come un corpo umano, così le istituzioni. Certamente fa notizie, fa scalpore molto di più l'elemento di infiltrazione, ma è un po' come oggi si dice dei vaccini, no? Ma pensate quante istituzioni riescono ad essere impermeabili rispetto a certi fenomeni. Allora oggi l'importanza è quella della resistenza culturale, istituzionale di determinati valori. Quello è l'unico elemento che può preservare. Ecco, grazie per la presenza a nome di Libera e delle Acli No, provinciali, grazie perché alle Acli. la presenza istituzionale, la presenza del sindaco a un evento così importante di lotta contro la mafia, di ricordo di tutte le vittime della mafia è significativa perché le istituzioni sono importanti per Io a una poter di quelle manifestazioni che ho difendere. sempre partecipato, anche in provincia, oggi si proiettavano, ieri si proiettavano sulla sede di Palazzo Caracciolo i nomi delle vittime. Insomma, solitamente si era fatto un raduno ad Avellino, è stata sempre una manifestazione molto, molto sentita dalle istituzioni. Oggi ancor più forse, perché in un periodo come questo, dove tutto sembra sospeso, dove tutto sembra un elemento di precarietà, no? Dove il domani veramente lo si aspetta con grande ansia e con grande speranza, sottolineare, non dimenticare i percorsi storici, le battaglie civili, le battaglie delle istituzioni diventa ancora più importante. Grazie. Grazie a voi.